barche, a differenza di altri veicoli, possono montare più di un motore. Recentemente abbiamo visto come certi center console americani abbiano installato anche 6 motori fuori bordo e su alcuni super yacht abbiamo trovato 4 motori entro bordo. Ma sono scelte logiche, razionali? E qual è la soluzione migliore? Meno motori ma più potenti o più motori meno potenti? In questi primi 10 anni di The Boat Show abbiamo assistito a un costante incremento della potenza dei motori delle imbarcazioni. Abbiamo visto anche che è cresciuta la potenza di ogni singolo motore e che sono stati installati sempre più motori. Ma francamente credo che adesso siamo arrivati al limite. Non c'è lo spazio sulla poppa di un'imbarcazione per installare più di 6 fuoribordo, per quanto larga sia. E non è possibile immaginare un super yacht con oltre 4 motori entrobordo. Bisognerebbe allungare la sala macchine, togliendo dello spazio alle cabine, ai volumi abitabili dell'imbarcazione. E poi così tante eliche, che flussi genererebbero? Non si disturberebbero a vicenda? Allora, in questo servizio vedremo come la scelta di più motorizzazioni abbia dato dei risultati francamente che non mi aspettavo, sorprendenti probabilmente anche per molti costruttori e progettisti di imbarcazioni. Cominceremo da un gommone di 10 metri e arriveremo sino a un super yacht di 33 metri, proprio per scoprire quando conviene scegliere meno motori o più motori. Prendiamo in esame due gommoni dalle eccellenti caratteristiche in termini di prestazioni, il Marco 36 Emotion e il Lomac Gran Turismo 12.0. Il Marco monta due motori Mercury Racing da 450 cavalli, il Lomac ha 3 motori Yamaha da 300 cavalli. La potenza totale è la medesima, 900 cavalli. Il Lomac è leggermente svantaggiato, un po' più lungo e un po' più pesante, però perde la sfida di velocità solo per un nodo, 56 contro i 57 del Marco. Insomma, potremmo affermare che ciò che conta per la velocità non è il numero dei motori, ma la potenza totale. Quello che accade quando passiamo da 1 a 2 motori, quando cioè aumenta la resistenza di 2 piedi nell'acqua piuttosto che uno solo, sembra che nel passaggio da 2 a 3 motori non abbia influenza. Ma è davvero così? Proseguiamo. Se aumentiamo il peso e la lunghezza delle imbarcazioni, le stesse considerazioni fatte finora restano valide? Prendiamo in esame altre 2 imbarcazioni, il Ranieri International Next 370 SH con 2 motori da 400 cavalli e poi il Pardo 38, 11,9 metri e 3 motori da 300 cavalli. Pardo 38 ha 100 cavalli in più, ma pesa 7 tonnellate contro le 4,5 del Ranieri International. Quindi il rapporto peso-potenza è più favorevole sul Ranieri, ma Pardo va più veloce, un nodo in più, 46 per l'esattezza. Insomma, aggiungere un motore su barche grandi e pesanti sembra essere vantaggioso, perché se da un lato aumentiamo la resistenza, dall'altro in realtà incrementiamo anche l'efficacia della spinta. E il peso? Al crescere delle dimensioni e quindi del dislocamento della barca, il peso di un motore in più è meno influente. Saliamo di potenza e aumentiamo anche la dimensione delle imbarcazioni e vediamo il Seawater Chimera 43 e il 48 Wally Tender X. Wally Tender X ha 4 motori da 450 cavalli. Attenzione, il rapporto peso-potenza di questi due modelli è quasi uguale, leggermente più favorevole per il 48 Wally Tender X, che però arriva a 54 nodi contro i 50 del Chimera 43. In sostanza, anche in questo caso, l'aggiunta di un motore non sembra essere penalizzante, anzi, direi che è vincente. Un'altra considerazione, hanno montato 4 motori sul 48 Wally Tender X e gli hanno messi
molto distanti tra loro per riuscire a inserire una passerella centrale. Ora sappiamo che montando i motori così alle estremità dello scafo è possibile che non ricevano sufficiente acqua per il raffreddamento e allora per riuscire a mantenere una condizione operativa ideale li hanno montati in basso, insomma in una configurazione, in un setup che non è sportivo, che non dovrebbe farci andare così veloci e invece siamo riusciti ad andare veloci anche con questo tipo di installazione. Insomma, quattro motori sembrano essere in vantaggio rispetto a tre. Ora è chiaro che stiamo confrontando imbarcazioni molto diverse, che hanno carene diverse, però alla fine il risultato continua a essere sempre il medesimo. Proviamo ad alzare ulteriormente le prestazioni e passiamo i 60 nodi di velocità. Abbiamo provato il Sigaret 42 Huntress con 5 motori e lo vogliamo confrontare con il Technoal Omega 45 che ha 3 fuoribordo. Ho scelto questi due modelli perché hanno un simile rapporto peso-potenza e perché entrambi sono molto veloci. Sappiamo che al crescere della velocità aumenta la resistenza dei piedi immersi, ovvero sia conta di più, e in questo caso il confronto è esasperato, 3 piedi immersi contro 5 piedi immersi. Sinora però abbiamo visto quanto sia importante avere più eliche che spingono lo scafo. Allora, vediamo i risultati di questo confronto. Il Technoal Omega 45 con 3 motori vola a 63 nodi, ma il Sigaret Huntress 42 con 5 motori, stesso rapporto peso-potenza, tocca i 66 nodi. Tanti diversi casi, ma la direzione è sempre la stessa. Più motori, più efficienza, più prestazioni. Tutto ciò che stiamo esaminando vale anche per i motori entrobordo? Vale anche per gli yacht? Prendiamo come esempio tre imbarcazioni piuttosto simili: il Pershing 5X, il Sunseeker Predator 60 Evo e il Technomar Evo 55 T-Top. Tutte sono comprese tra 16,5 e 18 metri di lunghezza, ma il dato più importante che ci interessa è il rapporto peso-potenza. Per tutte e tre è 14,4 kg per cavallo. E avendo lo stesso identico sistema di propulsione, queste imbarcazioni raggiungono tutte i 35 nodi di velocità massima. Ora proviamo a confrontarle con uno scafo che ha un motore in più. È chiaro che per riuscire a inserire in sala macchine un altro diesel occorre una sala macchine più importante, più grande, quindi dobbiamo scegliere un'imbarcazione più grande, ma sempre, attenzione, con lo stesso rapporto peso-potenza. Abbiamo selezionato lo Zeelander 72, una imbarcazione molto efficiente, sì, perché con 3 motori arriva a 41 nodi contro i 35 degli altri yacht che abbiamo visto prima. Ripeto, stesso rapporto peso-potenza. Sinora abbiamo visto che, a parità di rapporto peso-potenza, un motore in più permette di migliorare le prestazioni, sia che sia un fuoribordo che sia un entrobordo. Ma questa regola vale anche per i super yacht? Vediamo una sfida in casa Hammer Yacht. Il 94 piedi ha 3 motori da 900 cavalli con propulsione IPS. Il 110 piedi ha 4 motori da 900 cavalli con propulsione IPS. Quindi un motore in più, potenza in più. Sì, ma siccome lo scafo è più grande e più pesante, il rapporto peso-potenza è addirittura sfavorevole per l'Hammer 110, anche con 900 cavalli in più. Eppure ha la stessa prestazione massima dell'Hammer 94, 28 nodi. Insomma, la regola che un motore in più dà prestazioni migliori sembra valere anche per i super yacht. Sì, però penserete voi, ma come si fa a controllare 4 motori? In navigazione è facilissimo perché le manette sono sempre due e tengono sincronizzati tutti i motori. E in manovra? Beh, Volvo Penta è riuscita a realizzare un joystick che controlla perfettamente anche 4 motori entrobordo con propulsione IPS e il risultato lo abbiamo verificato
personalmente. C'è un altro vantaggio: con 4 propulsioni IPS sotto la barca abbiamo 8 eliche. Sappiamo che la superficie delle pale è un freno per la velocità, ma è anche una spinta utile che rende questa imbarcazione, l'Hammer 110, scattante, come se non fosse un super yacht, ma un'imbarcazione molto più piccola. Ecco quindi un altro grande vantaggio di una spinta in più, di un'elica in più, anzi di 2 eliche in più in questo caso. Allora, in conclusione, qual è la scelta migliore? 2, 3, 4, 5 o ancora di più motori? Beh, abbiamo visto che un propulsore in più dà sempre più velocità. Insomma, la sua spinta è più efficace della resistenza idrodinamica che esso stesso genera. Ma per quanto riguarda i consumi, questo è l'argomento di un altro servizio. Alla prossima!